qualificazione, ma un passo alla volta, ragazzi, e iniziamo a vincere gara 5. Tutto è pronto con Inter che partirà da sinistra a destra. Primo piano per Manuel Aguantata, eccolo qua. Super Pagliuca, 4 gol subiti in questa edizione di Champions. Fino a questo momento, come 4 sono i gol fatti. Tutto è pronto, dice il signor. Prima Winter, poi la palla per Moriero. Carica ancora al destro, tenta il colpo dalla distanza su Schein, chiede scusa ai compagni, poteva forse cercare l'azione manovrata, cerca il colpo, la palla prende troppo effetto esterno e termina in zona. Intanto c'è la palla buona, Zabalano! Incredibile palla gol! Incredibile! Tutto solo Paperini che non è riuscito a trovare il colpo soffice. Guardate, entra in aria, face to face con Ingle, 25 metri, face to face, attenzione non è che va, entra in aria, il tiro cross, salva sulla linea Carlos, salvataggio di Roberto Carlos, grande azione di Ronny, riparto la parola loro con Raul, l'arbitro, rimessa con le mani, con un fallo, c'è un pugno ai danni di Galante, pugno rinviato vincendo, ancora cross, palla dentro ancora, siamo dentro l'area, Moriero carica il dentro, fuori, qua doveva dare l'effetto di prima Checco. Che peccato, un'azione bellissima con il cross di Aaron Winter, la sponda all'indietro, precisa del Ciolo, il colpo qua doveva dare più esterno, invece colpisce di collo pieno, anche se sembra che sia esterno, guardate, invece è collo pieno, qua se riusciva a defettare il pallone avrebbe avuto Paperinic, ma in campo va vuoto, attenzione Paperinic, salta l'uomo, messo giù, qua vogliamo la maniglia, questo è fallo da ultimo uomo. Questo è fallo da ultimo uomo. Vediamo cosa dice l'arbitro. Salta nettamente Manuel. Parte ragazzi. Parte nel corso di Ronny. Attenzione, parte il tiro. Muro. Palla ancora viva però. Paolo Sosa. Tocca all'indietro. Palla a linea. Attenzione ancora Ronny. Salta Seidorf il tiro. Ha cercato il colpo ma l'hanno pressato. Non ha avuto potenza nella giocata. La palla passa fra le gambe dei difensori del Real. Ma niente da fare, 10 minuti, l'area di rigore per la prima volta, pericolo, attenzione, cercano il numero, il cross sotto misura, Pagliuca riesce con il pugnone ad allontanare la minaccia, il Ciolo porta avanti la tiro della bandierina, parte la traiettoria, primo palo, palla che scavalca tutta la porta, anche Pagliuca, ritrova a riprendere Raul e anche Galante, tutto è pronto, attenzione ragazzi, teniamo duro, Seedorf tenta il tiro, aiuto, palla alta. Colpita già quando è uscita, se lo serve, attenzione al cross, pericolo, Carlos, palla dentro, Pagliuca, calma ragazzi, dice, ma la guardata ci sono io, calma ragazzi, stava caricando il destro, palla ancora viva, Sosa rimette lungo, Igner, e c'è una trattenuta a centro area, ai danni di Galante che cade a terra immediatamente, l'arbitro mette un taglio dentro, pericolo, aiuto, il tiro, palla va al limite, a sfiorare la porta, mamma mia, Mijatovic, velenosa questa giocata, servito da Fernando Redondo, entra in area, poteva tirare, attenzione va dentro, carica il sinistro, Pagliuca, una respinta, mamma mia, che paura, il tiro di Carlos, la respinta corta di Pagliuca, si avventa come un'anguilla inferocita Raul, che non ha controllo facile, c'è la deviazione, da qua si vede bene, provvidenziale di Ciccio Colonna, mamma mia che spavento, è cadendo dentro, salta l'uomo, entra in aria, attenzione Zabalano, cross, Ronny, gliel'ha messa troppo sotto, 39esimo, eravamo riusciti ad andare con un'azione in velocità, Clarence Seedorf, ma l'arbitro che è tedesco, è preciso, è uno che fa il dentista, quindi non c'è niente da fare. Forza ragazzi, inizia dentro aria Zamorano, attenzione Ronny, palla alta, ha cercato un colpo piuttosto improbabile da lì, non era facile, ma non è palla per Winter, ancora Ronaldo, carica al destro, deviazione, tira, gol, e 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 Zamorano!
un po' di fortuna, ma chi se ne frega! Il tiro di Ronny dal limite, la palla incoccia su, adesso vi dico su che cosa, perché non l'ho visto su che cosa è incocciato. Comunque il colpo di Paperi Nick per Bodo Igner, niente da fare, Inter in vantaggio, siamo al quinto minuto, forza ragazzi, rivediamo il tiro di Ronaldo, non c'è fuori. Seedorf che gestisce il pallone, gioca in profondità per Raul, si deve liberare di Ciccio Colonna che lo manda per le terre, calcio di punizione, stava meglio prima. Questa percussione di Mijatovic, face to face con Galante, guadagna la linea di fondo, palla dentro, oh, forse era già terminata in out, vediamo. Così è, infatti, guarda, brutto, ma brutto, brutto. Kurt Ertz, controfinta, cerca di andare da solo, il suo cross, palla dentro! E c'è il gol di Clarence Seedorf. E c'è il gol di Clarence Seedorf, non ci voleva. Il taglio di Seedorf che entra e raccoglie questa pennellata di Savio, festeggiatissimo. E c'è il gol dell'1-1 al 14esimo, vedete Savio nell'uno contro uno contro Taribo. Cross molto bello, brucia tutti sullo scatto Clarence Seedorf e al minuto 14 c'è il gol del pareggio, non ci voleva. Forza ragazzi, allora abbiamo ancora 30 minuti per andare a vincere, per andare a fare gioco per Jaime. Jaime in avanti per Raul, ancora Redondo sullo stretto, cerca di andarsene, guarda che di fondo Ronny, il cross, la ribattuta, il gol del 1-0 ed entra Roberto Baggio. Tutto questo a qualificazione seconda, attenzione Ronny, fa il numero, attenzione Ronny sulla sinistra, salta due uomini, messo giù una maniglia qua, come no, come ne ha per tutti, parte Baggio, palla dentro, attenzione Igner con i pugni, palla al limite, recuperiamo noi, cercando Raul, controllo a seguire, attenzione Raul, aiuto, entra in area Ciccio Colonna, cornerone, ma paura perché nel corso del secondo tempo il taccuino non ha offerto grande emozione, attenzione a questa deviazione occasionale di West che genera il settimo corner, dicevo taccuino che non ha offerto grandi spunti fino a questo momento, ci sono i due gol e poco di più, portieri che non hanno avuto grande da fare, c'è attaccato il Ciolo, gli porta via palla, attenzione il Ciolo, carica adesso il tiro, palla che prende un effetto stranissimo. Avete visto che effetto che ha preso questo pallone e quasi va a beffare Bodo Igner che lo vede. Palla dentro, buona, colpo di testa. Palla ancora viva, Baggio. Frana, palla buona. Baggio 1-2, attenzione Baggio. Baggio il tiro. E gol, e gol. E gol, 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 e gol, e gol. Roberto Baggio. E 2-1. E allora sì, 2-1. La zampata vincente di Roby Baggio, 2-1, e allora sì, 40 minuti, tutta la panca in piedi, sì, rivediamolo, l'azione con l'1-2 con Simeone, poi la palla sul destro di Baggio, lui dice dove vuoi che te la metta, caro mio bel Bodo Igner, ma dove vuoi che te la metta, là, alla tua destra. Sinistro, il cross centro area, Galante che allontana, palla al limite, carica al sinistro ed è una palla che va bene così, va bene così, bravo, ci piacciono queste conclusioni caro Savio. Tanto scade il 90esimo e da 5 minuti di recupero il quarto uomo, 5 minuti di recupero, quindi 5 minuti ancora, solo, viene atterrato, viene messo giù ancora. Cosa succede? Come non è rigore? Baggio, solo, Baggio, 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 salta Igler, e gol! E gol, e gol, 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 e gol! E mi voglio sentire! Dice Baggio! E allora sì, è 3-1! E allora basta, e adesso sì che finisce! Il gran gol, l'assist del Ciolo! Tutto solo, Baggio, entra! In area, salta Bodo Igner e deposita in rete, è il gol del 3-1, che notte di calcio ragazzi, eccolo qua Baggino, face to face con Bodo Igner, finta, seduto, lì a cuccia e la palla è in rete, è il gol del 3-1, la magia di Baggino, eccolo qua, la magia, la poesia nei piedi di Roberto Baggio, Igner può solo
accomodarsi a raccogliere questo pallone. Il gol del 3-1, festa grande, la regia.